Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Dunque, l'anno è finito, siamo nel nuovo anno, nel 2024, e io lo scorso anno ho letto 47 libri e devo dirvi che sono molto molto contenta di questo risultato. Naturalmente non vi faccio vedere tutti i libri che ho letto, perché sennò questo video sarebbe tipo lungo, non lo so mai quanto. Ho selezionato però i 10 libri che mi sono piaciuti di più. Ho letto tutti i libri che mi sono piaciuti, vi dico la verità, perché a me se non mi piace un libro lo abbandono, non sto a perdere tempo, ho poco tempo per leggere e quel poco tempo lo voglio dedicare a qualcosa che mi piace. Quindi se vedo che non mi prende, io dopo 50 pagine lo abbandono sinceramente un libro, anche se non mi è capitato lo scorso anno di abbandonare un libro, mi sono tutti pressoché piaciuti, chi più e chi meno, però ne ho selezionati 10. Quelli che mi sono piaciuti di più e quindi ora ve li faccio vedere in questo video. Come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale, di commentare se vi va e se a fine video vorrete acquistare i libri che vi faccio vedere, qui sotto troverete i link di affiliazione per Amazon. Dunque, allora, questa fila la spostiamo perché vi devo far vedere un pochino alla volta le cose. La spostiamo qui. Devo dire che lo scorso anno è stato all'insegna del romance. Io ho letto tantissimi romance lo scorso anno, ho letto veramente pochi fantasy e vorrei recuperare qualche fantasy sinceramente quest'anno. Tanti, tanti, tanti romance. Non lo so, quest'anno è andato così, forse non riesco più a trovare dei fantasy che mi prendano, quindi nel caso se avete qualcosa da consigliarmi scrivetemelo qui sotto nei commenti. E anche se magari è già da un po' che voglio leggermi un fantasy per autoconclusivo, il Patto con Re degli Elfi, però rimando sempre perché poi, come vi ho detto, ho poco tempo, ho tanti libri da leggere che voglio comunque leggere e poi ci sono nuove uscite e insomma, vabbè. Comunque, cominciamo. I libri sono del tutto in ordine casuale, quindi partiamo. Un'estate dopo l'altra, questo è un romance, piacevolissima scoperta, me l'ha mandato la Newton, ed è un Friends to Lover, e io solitamente non è che adoro molto il genere, però vi devo dire che questo mi ha stupito veramente tanto, mi è piaciuto tantissimo e non lo so, è stata appunto una piacevole scoperta e quindi lo metto tra quelli che mi sono piaciuti di più quest'anno. Tra l'altro, la maggior parte di questi libri io ve ne ho già parlato qui sul canale, vi lascio i link diretti qui sotto, così se vi incuriosisce qualcosa potete andare a vedere la recensione che ho fatto. Stack della Barbagallo, il secondo della Redock Manor. Allora, la Redock Manor è stata una piacevolissima scoperta, mi è piaciuto sia Winx sia Stack, devo ancora leggere il terzo. Però a me la Barbagallo, ragazzi, mi piace un sacco. Ho letto i primi 4 della Black Dynasty e mi sono totalmente innamorata della scrittura di questa autrice. E Stack, veramente mi è piaciuto tantissimo. Non ho niente da ridire a questo libro, non aggiungerei altro, sinceramente, né di storia, né di descrizioni, né di niente. È un'autrice veramente che mi piace tanto, vorrei recuperare altri suoi libri, so che ha scritto altro, spero presto di farlo. Ne dobbiamo parlare? È uno dei pochi dark romance, soft dark romance che ho letto quest'anno. Ne parlavano tutti strabene e io sono dalla parte di quelli a cui è piaciuto, ragazzi. Deviant è una storia diversa dal solito, vi devo dire la verità, non avevo mai letto qualcosa di simile. Una storia tra una spolarista e un avvocato che si scontrano in continuazione, in continuazione. E oltre comunque alla loro storia c'è del mistero. Deve ancora uscire il terzo, io non so come farò ad aspettare, vabbè, in qualche modo farò, e mi ha piacevolmente colpito, veramente tanto tanto. Cercavo ogni 5 minuti di leggermi qualche capitolo in più, anche se comunque è un bel libroncino, di 640 pagine, quindi insomma, bello tosto, insomma, lunghino, e quindi io non riuscivo a staccarmi veramente. Qualcosa di diverso, e infatti l'ho adorato. Quest'anno poi ho scoperto anche Felicia Kingsley. Purtroppo ho letto veramente poco di lei. Oddio, Due cuori in affitto. Ho letto poi la novella Innamorati pazzi, e poi ho letto l'ultimo suo romanzo, Una ragazza d'altri tempi. Essendo con delle vibes Regency, vi devo dire che io mi sono veramente innamorata di questo libro. Spero di recuperare altro di lei il prossimo anno. Mi vorrei mettere, fra virgolette, come obiettivo di leggermi almeno un libro ogni 2 mesi suo, perché veramente mi piace un sacco come scrive romance. Spero di recuperarne altri, però questo è entrato nella mia top 10 dello scorso anno. Altra piacevolissima scoperta, ovvero Riot.
Non è un romance, è praticamente la storia di alcuni ragazzi che vivono nell'Irlanda del Nord degli anni 60. E quindi già io quando ho letto l'ambientazione ho detto no, questo sicuramente mi piacerà, e infatti mi è piaciuto tantissimo. A me comunque mi piacciono anche le storie un po'... non è un historical romance, perché sì, c'è un po' di storia d'amore, ma è veramente marginale, insomma. Non è quello l'argomento principale, però insomma dove... vengono raccontati dei fatti magari anche realmente accaduti, e io mi sono innamorata. Anche questa è una piacevolissima scoperta, mi è piaciuta molto la scrittura dell'autrice e vorrei leggermi comunque altro di lei. Come non includere in questa top 10 l'ultimo capitolo di Better, ovvero Better Ossessione? Io l'ho aspettato, non so mai per quanto, quando è uscito ho aspettato un po' prima di leggerlo, perché non volevo finire la saga, sinceramente. Mi ero molto affezionata ai protagonisti, a Thomas e Vanessa, e quindi avevo aspettato per leggerlo, e poi quando l'ho letto l'ho veramente divorato. È un po' diverso rispetto agli altri due, si vede comunque un'evoluzione anche della scrittura dell'autrice, di Carrie Layton. Mi è piaciuto un sacco, l'ho adorato, un finale veramente bellissimo, e quindi per forza lo dovevo inserire in questa top 10 e spero di leggermi altro anche di lei. Il cielo d'erba, allora, anche questo, tutti sono stati una sorpresa, tra virgolette, anche questa è una piacevolissima scoperta, assolutamente, perché questi qui, che vi dico una piacevolissima scoperta, vabbè, a parte la Kingsley che la conoscevo su TikTok, ma gli altri libri non è che li avevo visti in giro. Quando vi dico piacevolissima scoperta è perché non avevo visto altre recensioni riguardo questi libri, e quindi per questo ve lo dico. E anche questo super bello, è un romanzo più adulto secondo me, anche per i temi trattati, e quindi non è secondo me un romanzo non adatto a tutti, però insomma devi avere una certa maturità per leggerlo, e anche perché la scrittura è scorrevole, però appunto è una scrittura matura, e quindi assolutamente bellissimo, veramente veramente bellissimo. Il secondo della saga di Dreamland, ovvero Terms and Conditions, il primo è The Fine Print. Il primo mi era piaciuto, questo mi è piaciuto ancora di più. Ho adorato, adoro la storia tra i due protagonisti. Io l'Always Publishing, ragazzi, ve lo dico sempre, se volete leggervi un romance scegliete un romance dell'Always Publishing, perché io ne ho letti un sacco ormai e nemmeno uno non mi è ancora piaciuto. Quindi, sempre rimanendo in tema di romance, l'ultimo della Hazelwood, Love Theoretically. Quelli della Hazelwood oggi che ho letto sono tre, mi sono piaciuti tutti, e anche questo non è stato da meno, quindi sono super contenta, leggerò sicuramente altro di lei, e sono romance diversi appunto perché sono nell'ambiente dello STEM, si dice, se non sbaglio, e quindi anche se ci sono termini un pochino più professionali di fisica, insomma lei te lo spiega molto bene il tutto, quindi non ti senti un pesce fuor d'acqua, poi dici ma non capisco quello che sta dicendo, quindi assolutamente bello anche questo. Infine, uno dei pochi fantasy che ho letto, ovvero La Corona di Ossa, il terzo di Sangue e Cenere. Io questa saga, ragazzi, la sto adorando, ho letto anche il quarto e il primo prequel, non vedo l'ora che escano gli altri libri in Italia, anche perché se continuiamo ad aspettare a me mi si iniziano a offuscare un pochino sinceramente le idee, e quindi spero che escano velocemente, anche perché sennò io mi scordo la storia già. Mi dovrei qua leggere qualcosina, perché mi ricordo i punti salienti, però questo è il terzo, mi è piaciuto un sacco, mi sono piaciuti anche gli altri, però questo ci ha avuto, diciamo, un pizzicorino in più, diciamo, di cose, ecco, non vi dico, però uno dei pochi fantasy appunto che ho letto. Voglio leggermi altri fantasy, voglio tornare ai miei cari fantasy. E niente ragazzi, questi sono stati i libri che mi sono piaciuti di più lo scorso anno, come vi ho detto non vi ho fatto vedere tutti i libri che ho letto perché c'è nocciolone, fatemi sapere voi quali sono stati i libri che vi sono piaciuti di più lo scorso anno, scrivetemeli così magari faccio qualche idea e aggiungo altri libri alla mia lista infinita di libri da leggere. Qui sotto trovate il link per gli altri miei profili social, io vi mando un bacio e ciao a tutti!